Orbene, ordunque, orbene, ordunque. Rage Fire Chasm. Con un altro Mage Fa. Ah, ma non ho già iniziato. Questo è il dungeon che sta esattamente al centro di. La città degli orchi, la città principale degli orchi. Orgrimmar, Orgrimmar. Ragefire Chasm è proprio all'interno di. Vediamo se c'è la mappa. Eccolo qua. Orgrimmar, proprio nella Valley of. No. La Valley of. No. Qui sotto praticamente dovrebbe essere, al centro di Drag. Possibile che non ci sia più qua. Vabbè, insomma, da qualche parte qui su dovrebbe essere. Prima era praticamente da questa zona, però l'hanno in qualche modo modificata. Orgrimmar, perché c'è stato il Cataclysm. Prima di raggiungere la Valley of Honor c'era un altro pezzo da fare. È stata modificata. Ragefire Chasm è un dungeon linearissimo, ovvero il dungeon più lineare che si sia mai visto nel mondo in genere. È proprio istantaneo come dungeon, perché si girano due curve di numero, si arriva subito al boss finale, non c'è neanche necessità di vedere gli altri boss, meno che non voglia prendere. Ma neanche, non ci sono achievement in realtà. Easy peasy. Abbiamo un improvement oggi, dimenticavo l'improvement. Abbiamo la telecam, la webcam nuova. Mi sono comprato una Logitech C330 e la sfrutterò in tutto e per tutto. Perché ho bisogno che vediate il mio volto inespressivo e il mio sguardo catatonico mentre gioco. Lo so, non mi potrò scaccolare in diretta. È la cosa mi dispiace, non immaginate quanto. Di positivo c'è che mi scaccolerò pesantemente alla fine di questo video. Il primo boss, Oglethorpe, primo di due boss. Ce n'è un terzo, ma in genere non lo si fa mai e poi mai. Oglethorpe è un boss molto, molto simpatico perché non fa assolutamente niente. Ragefire Chasm è, ora ve lo ripeto, un dungeon lineare. C'è assolutamente nulla di nuovo, nulla di differente, nulla di interessante. Ma esiste. E come tale va giocato. Per prendere un po' di echi all'inizio, solita roba. Nonostante io sia già di livello abbastanza alto per Rage Fire Chasm. Al momento sono al 19, quasi al 20. Rage Fire Chasm massimo fino al 21 è accessibile, ecco perché l'ho fatto subito ora. Per arrivare in questo dungeon ci ho messo 23 minuti. Una coda a livello 19 di 23 minuti. Quindi non me lo perdonerò mai. Purtroppo però se per farvi vedere tutti i dungeon devo necessariamente andare in coda nelle specifiche. Si perde tempo. Peraltro sono anche uno stupidissimo Warlock DPS, quindi nessuna classe utile. E quindi per DPS ce ne sono quintali, la coda è lunga. Mace Strength Incredible, utilissima, non per me, ma utilissima. No, in realtà no, i drop di questo dungeon fanno cacare. Mi state facendo perdere tempo solo per farvi vedere quanto è bello Ragefire Chasm. Ma in realtà è una cacata. Ma c'è. Se qualcosa esiste va studiata, analizzata e approfondita. D'appreso. Ma anche il recount, vediamo. Dimenticato di metterlo tra gli add-on. Perché si è formattato un milione di volte. E quindi non ho recount. C'è qualcuno che fa un danno assurdo come primo colpo. Mamma mia, che livelli stanno? 18, 15, 16, 15. Boh. Cioè, vabbè, sicuramente saranno super vestiti questi. Mamma mia, mi gioco le scatole. Ad esempio, Elite Squad. Tutto giallo. 1, 2, 3, 4. Più gli orecchini. No, c'è cioè l'insegna dell'Alliance, livello 60. Ma sì. Charging. Oh, Ding. Come Ding? Ah, è mio pet. Dicevo, che diavolo. Oddio, non che ci metterò molto per dingare comunque. Al 20 finalmente avrò la mia bella mount. Finalmente potrò cavalcare verso
le vaste, desolate praterie del Ridemark. Anche se non esiste Ridemark. No, 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 no. 4. Ah, lo va a prendere, buono. Speriamo che prenda l'altro, così posso fare la pioggerellina, mia bella. Qua. Shakaton, 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 shakaton. Ma se ne sta andando. Quanto sto odiando questo tipo? Si muove troppo. La cosa bella dei party è che c'è il prete che ti cura il left up. Quindi tu left up come un dannato. Ti ciucci vita, ma nel frattempo c'è chi ti para le chiappe e spreca il suo mana per curarti. Sono un secolo per canalizzare questa cura. Nella webcam non dovevo metterla. Perché sennò mi guarderò in faccia per tutto il tempo. Sono o non sono bellissimi? Lo so, lo sono. Lo sono decisamente sì. Voi mi vedrete al posto della minimap. Tanto comunque, bene o male, non è che ci serva più di tanto una minimap. La minimap serve giusto per avvisarti quando ti è arrivato un'email, un messaggio di posta. All bosses, attenzione, chiedono una RAM professionale, chiedono. Come se servisse a qualcosa. Non calcolando che questo sta già a livello 15% di salire al 200 in 2 secondi. Ma va bene, facciamoci tutti i boss. Scrivo anche. Ping, 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 ping. Dai, tanchino. Su, su. Rock and roll. Goods. Questo è il boss finale di Rage Fire Chasm. Ma loro si faranno anche il mago. Vabbè, li seguo giusto per farvi vedere. E dura poco, è durato poco. Vedremo di attaccarvi qualcos'altro qui subito, ragazzi, perché è durato veramente un cavolo. Rage Fire Chasm è microscopico, istantaneo, cattivissimo. Non richiede assolutamente nessun tipo di impegno. Soprattutto con questi gruppi overdressed, volevo dire. Super vestiti, esageratamente potenziati, tutti i pezzi grossi, eccetera, eccetera, eccetera. Left up. Vediamo una spada che non serve assolutamente a nulla. E l'achievement. Preso altro? No. Continuiamo, vediamo di farci anche l'altro boss. Quello bello. Cioè quello stupido. Con tutti gli altri. Posso respirare sott'acqua, non sotto lava però. So problemi. Attenzione che sono pure per ninjarsi la spada. Forse che ho tornato indietro temendo qualche tipo di need non proprio. Dai, ciccio. Andiamo di fare un po' di scompiglio, mettere un po' di scompiglio in questo party. No, me l'hanno interrotto instant, che sfiga è. Che cazzo è gente? Ceremonial Buckler. Ma dove stiamo andando? Ma non da sopra. Andiamo a fare quello di giù prima. Sì, sopra c'è un altro boss, ora che ricordo. Non era un satiro, tipo, una cosa del genere. Era stupidissimo. E inutile. Per dire un'altra inutile. Gay. Cosa ho scritto questo? L'ultimo boss è lì dietro. Non lo vedo, quello. Sì, Gerash di Invoca. Broken Brawl. Sienzi, left up.
Oggi fa un caldo, ragazzi, che non vi dico. Potete immaginarlo, di certo. Fa un caldo della Madonna, una cosa paurosa. Nonostante abbia un po' piovuto anche oggi. Vedere la pioggia qui in estate, improbabile. Ma ha piovuto. Nonostante ciò, comunque non si respira. Qua dentro non si respira. Lo so, sono un rapper provetto, lo so. Pium, pam, 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 pam. Stavo ascoltando i Kasabian. Ovviamente mi ci sono affezionato. Bazzalan, ecco l'ultimo boss. Siamo a spammare danno ad Ario. Se incassi pure quell'altro boss, aggrassi anche quell'altro boss, sarebbe positivo in effetti. Ma no! Shadow Step. Ah, che casting! Mana, 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 mana. Ora gli altri ci rifacciamo saltando da giù. Ho fatto metà livello a livello 20 in Regio Ferreggio Farciasa. Oh mio Dio. Non ho preso le quest, peraltro. Possibile che non ci fossero queste entrate? Me le sono perse di cattiveria. Questo presentimento. Un'altra spada inutile, grandissimo. Dungeon più proficuo di sempre. Ce lo saltiamo. Ragazzi, ce lo saltiamo. Almeno così sembra voler fare il rogo. No, sembra di no. Il druido sta tornando indietro. Va bene. Agli ordini, goccia goccia. Se rimangono abbastanza sotto posso aggrarli da qua giù. Ma sì. Siamo troppo Uber. Oh va. No. Ma sì, aggremi resto il dungeon? No, che palle. Ah sì. Parte del resto del dungeon. Fuoco e fiamme. Ma che in casa, gente? Gzz, mail, va bene, fantastico. Ovviamente non ho calcolato quando siamo entrati in questo dungeon. Né tantomeno mi ricordo. Che altro vogliono fare? È finito. No, basta, basta, via. Si ringrazia sempre chi di dovere. E si lefta allegramente. Ah, sono scemi allora. Dungeon monotono. E allora? Che strazio! Vado a incodarmi anche per le altre che non ho fatto qua. Caps. Le Wailing sono un po' più lunghe, belle più cattive. Ci piacciono, però ovviamente aspetteremo altre ore ed ore ed ore.